Benvenuti a una nuova puntata di European Affair Talks, il nostro appuntamento con le eccellenze italiane, naturalmente europee. Oggi parliamo ancora di politiche attive del lavoro, ne parliamo con la professoressa Cinzia Rossi, docente di antropologia dell'organizzazione presso la Pontificia Università Antonianum, advisor di For Manager e docente del master per esperto in servizi e politiche del lavoro della Università Telematica degli Studi. Benvenuta, professoressa. Buonasera a tutti, grazie a voi. Come dicevamo, oggi il tema che stiamo affrontando già da qualche tempo è quello dedicato alle politiche del lavoro. E come si devono interpretare queste politiche in una società complessa come la nostra, professoressa? È un punto, direi, di svolta, ma è un punto di svolta non per noi, è un punto di svolta epocale, un punto di svolta storico. Direi che la prospettiva che abbiamo di fronte è una prospettiva che si lascia definire come poliedrica e transdisciplinare. Cosa vogliamo dire con questo? Vogliamo dire che l'uomo nella sua complessità e nella contemporaneità è una unicità quindi complessa. Questa sua unicità, questa sua caratteristica non può essere ricondotta ad un solo aspetto come siamo abituati ad oggi invece a considerarlo, quindi l'homo economicus, ma questa unicità si deve attuare sotto tante forme. L'uomo è di per sé un milieu relazionale, sociale, culturale e ambientale. E questo vuol dire che dobbiamo riuscire a ricostruire dell'esperienza umana tutte le sensibilità che contiene la nostra esperienza e soprattutto tutte le competenze differenti che abbiamo maturato storicamente come specie umana. Questa è una visione che ci viene data dall'esperienza dell'ecologia integrale, che oggi possiamo coniare anche come economia integrale, dove il valore non è solo un valore utilitaristico, ma è un valore etico, antropologico, culturale. Questo significa che anche le politiche del lavoro, che sono l'espressione di una identità umana che si fa perché attraverso il lavoro l'uomo costruisce il suo senso dell'esistenza dentro la famiglia umana, quindi non è più solo, non può considerarsi come un'entità a sé stante, come un esercizio solipsistico, non può essere più come un'esperienza, un'espressione utilitaristica semplicemente, ma ha una interpretazione complessa, ovvero dove tutto è connesso, quindi noi non possiamo fare a meno dell'altro, non possiamo fare a meno dell'esperienza della famiglia umana, come dicevo, collettiva, integrale. La visione integrale, in questo senso, la visione transdisciplinare, perché per capire come si sposterà il mondo nella sua espressione lavoristica e non solo, dobbiamo mettere insieme tante competenze che oggi abbiamo lasciato fuori, come le dicevo, anche quella proprio di collegamento con l'ambiente in cui viviamo, con la casa comune, con il pianeta dal quale dipendiamo e in una relazione funzionale dentro il quale ci realizziamo. Quindi è una visione sicuramente diversa, completamente diversa rispetto alle esperienze che abbiamo sin qui oggi maturato. Le politiche attive del lavoro diventeranno davvero politiche nel momento in cui assumeranno immediatamente una dimensione internazionale, perché se tutto è connesso non possiamo pensare che altre culture, altri popoli, altri modelli di mondi siano diversi e distanti da noi, che non ci includano, che non ci condizionino. La visione deve essere davvero una visione globale, integrale, quindi complessa. Questa visione può stare insieme solo se
La pensiamo come non più un modello a sfera, ma un modello poliedrico, dove la poliedricità è data dalle tante tesserine che stanno insieme, da forme, date da forme diverse, ma che devono riuscire comunque a stare insieme, come mi permetta l'esempio, un melograno che è fatto di tanti chicchi differenti tra di loro, uniti da una pellicola bianca, e l'insieme diventa un frutto succoso. Buono, però è fatta di tante differenze. Questa è la sfida davvero del futuro. Soprattutto in questo periodo di grandi cambiamenti, di grande evoluzione dei modelli lavorativi, si parla molto di smart working, di un lavoro agile, di un lavoro integrato appunto con la vita sociale, dei lavoratori, ma tutto questo dovrà inserirsi in un contesto di cambiamento, diciamo, globale di tutto il sistema, perché immagino che non può essere un solo ingranaggio a cambiare, ma deve cambiare tutto il contesto. Vede, sì, assolutamente. Se noi parliamo di smart working, dobbiamo parlare di una tecnologia che diventa funzionale all'esperienza umana. Quindi non è la tecnologia che condiziona l'uomo, ma è l'uomo che costruisce una tecnologia amica che gli permette un'esperienza di maggior benessere. Quindi attraverso lo smart working è una delle espressioni che possono farci comprendere e capire come opportunità che fino a ieri non avevamo misurato possono essere prossime, quindi collegarci dall'altra parte del mondo, fare una riunione multietnica in una decina di minuti è un'esperienza normale, mentre noi l'abbiamo vissuta come un'esperienza eccezionale, sicuramente la stiamo sperimentando, ma è una condizione di normalità. Diventerà sempre più una condizione di normalità. Lo smart working ci faciliterà nei collegamenti, nelle relazioni intercontinentali, interplanetarie. Ecco, strumenti innovativi anche per le politiche attive del lavoro. Quali saranno questi strumenti e se ci sono delle best practice che possono essere prese ad esempio o comunque che abbiamo in Italia, abbiamo realizzato, quali possono essere? Allora, tra le esperienze che noi abbiamo sempre, come dire, incasellato a compartimenti stagni, c'è sempre stato il lavoro pubblico e il lavoro privato. Quello che faceva il pubblico era una questione, quello che costruiva il privato era un'altra questione. Le politiche attive del lavoro invece sono attive anche perché creano le sinapsi tra pubblico e privato, le sinergie fondamentali tra le istituzioni e la società civile. Le politiche attive del lavoro devono partire anche da queste sinergie. Io sono advisor di un progetto strategico che è partito da un anno in Italia, anche se i presupposti chiaramente per la costituzione di questo progetto nascono già da 5 anni fa, ma è partito in Italia ed è una best practice a livello anche europeo perché è la prima, diciamo così, struttura di politiche attive del lavoro che parte in combinata tra privato e pubblico, tra imprenditori e dirigenti, tra Confindustria e Federmanager. Questa esperienza è appunto costruita all'interno di un ente che si chiama Formanager, è un ente bilaterale che attiva percorsi di politiche attive, quindi a favore dei dirigenti che si trovano in fase di transiti lavorativi e lo fa attraverso lo strumento dell'outplacement, che è la prima forma che nasce nell'86 in Italia come prima forma di politica attiva del lavoro e presente anche in Europa e dagli anni 60 attivato anche in America. Questo è uno strumento che poi ha portato a tutti gli ammortizzatori sociali che poi nel tempo si sono sviluppati. Ma la prima forma di politiche attive del lavoro è stato proprio l'outplacement, lo strumento di supporto al transito della perdita del lavoro di soggetti, in questo caso come dirigenti, perché nasce dall'ente, appunto, questo ente bilaterale tra
i rappresentanti dei lavoratori dirigenti, Federmanager e Confindustria, quindi le imprese che chiaramente hanno il contratto, firmano il contratto con i dirigenti industriali, quindi con Federmanager, ma questo strumento attraverso Formanager è proprio questa sperimentazione contrattuale che nasce prima ancora che esista il problema, dove vengono già messi preventivamente in piedi gli strumenti finanziari per accompagnare un'eventuale situazione di transito e quindi di supporto alla ricollocazione del dirigente. Questa forma è una forma che, come dicevo appunto, attraverso l'outplacement, che è un servizio di alta qualità che viene messo a disposizione dei lavoratori perché i transiti professionali sono da considerarsi normali nella vita attiva di una persona. Di una vita attiva, lavorativa di una persona, non solo dei dirigenti. Sarebbe auspicabile che questi tipi di strumenti diventassero alla mercé di tutte le categorie lavorative. E questa è sicuramente un'ottima sperimentazione che sta dando dei benefici e dei frutti, soprattutto in questo periodo di Covid, dove chiaramente la perdita del lavoro, anche se c'è stato un blocco, diciamo così, dei licenziamenti, però inevitabilmente molte diseconomie porteranno e portano alla dismissione di molti dirigenti, così come sta succedendo di molti lavoratori. Questi strumenti sono gli strumenti che servono proprio per supportare e accompagnare le dinamiche di assestamento di mercati del lavoro. Siamo arrivati al termine della nostra puntata di European Affair Talks. Professoressa Rossi, io la ringrazio per essere stata con noi oggi e per averci illustrato quali sono le tematiche più importanti dei cambiamenti dei modelli di lavoro e delle politiche attive per il lavoro che si stanno realizzando proprio in questi momenti, grazie, con la spinta, non direi tanto grazie, ma con la spinta anche del Covid. La ringrazio, professoressa. Grazie a voi, buonasera a tutti, buon lavoro. A tutti quanti do appuntamento alla prossima puntata di European Affair Talks su Roma Radio Magazine e su European Affair.